Ciao, io mi chiamo Nicola Mopà, ho 23 anni, faccio l'attore, vengo da Milano e ora vivo a Roma. Grazie. Ciao, io sono Francesca Colucci, 24 anni, professione attrice. Cosa aspettarsi da un professore? Dante è un professore innovativo che sicuramente ci aiuta, aiuta tutti a trovare la nostra strada. E il mio personaggio, Chicca, ha una corazza molto forte, ma in realtà ha anche lei bisogno di un riferimento. E Dante è proprio la figura che la incoraggia ad accettare anche tutti i lati di sé e a mettere sé prima di tutto. Sicuramente è una serie corale, quindi racconta le dinamiche di un gruppo di adolescenti all'interno di un liceo, le relazioni tra adulti e giovani, quindi relazioni tra genitori e figli, tra studenti e professori, oppure tra amici e amici, appunto. E raccontiamo un pochino quello che è il nostro mondo, cioè la nostra adolescenza, come cresciamo, quello che scopriamo nel nostro percorso di studi e nel nostro percorso personale di vita, come ci scopriamo anche vari personaggi, Simone, Manuel, Chicca, un sacco di persone all'interno di questo percorso che facciamo insieme, cominciano un pochino a scoprirsi, a riconoscersi in determinate cose e a non riconoscersi invece in altre. E è stata sicuramente un'esperienza bella, ci siamo divertiti tanto e noi speriamo tanto che questa cosa passi all'interno del lavoro che abbiamo fatto. Ed è stato anche bello raccontare la scuola in un periodo Covid, quindi chiusure, didattica a distanza, collegamenti col computer, invece noi che abbiamo avuto l'opportunità di ritrovarci in classe insieme e rivivere un pochino gli anni del liceo è stato molto figo. Quanto è importante l'educazione nel sistema scolastico? Tantissimo, nel senso che la scuola ovviamente è qualcosa che ci dà un imprinting, una sorta di forma sulla quale noi possiamo creare una base poi per crescere o per costruirci poi un futuro, una carriera dal punto di vista appunto lavorativo, personale, quindi su tutti i fronti. Sicuramente quello che viene proposto in professore è in una serie un professore è un insegnamento un pochino fuori dagli schemi, ovvero Dante non segue quelle che sono le dinamiche classiche di un professore all'interno di un liceo, ma cerca un pochino di uscire da quella che è la bolla schematica appunto di una scuola italiana e diventa un pochino o professore, mio Questo capitano, no? sì. Cioè, diventa un pochino il nostro maestro di vita e lo fa appunto chiedendoci di cambiare prospettiva e cambiando il punto di vista dal quale noi guardiamo le cose. Sicuramente il sistema educativo è importante ed è qualcosa che nel corso degli anni dopo il liceo, quando una persona cresce, sicuramente si rivedono certe dinamiche liceali o di comunque approccio a delle materie, a un lavoro o a un gruppo, eccetera, eccetera, si rivedono quelle cose che abbiamo imparato al liceo nella nostra vita. Io sono molto grato ad alcuni miei professori, devo dire, soprattutto quelli che sono usciti dagli schemi durante il mio percorso di studi. E lo hanno fatto appunto cercando di farci divertire e cercando di farci appassionare alle cose e senza cercare di imporci appunto degli obblighi o comunque non mettendo imposizioni. E sicuramente quel tipo di approccio con me, che sono un pochino lo studente meno modello di quello che è il contesto sociale, però sicuramente con me ha funzionato. E secondo me c'è bisogno di questo ora nelle scuole, cioè appassionare le persone, siamo una generazione che poi ha tanta voglia di crescere, ha tanta voglia di rompere gli schemi, ha tanta voglia di provare, di creare. Abbiamo una vena piuttosto artistica, io parlo appunto per tutti i ragazzi che ci circondano ed è una cosa che vedo. E questo è bello, secondo me è una cosa che va incentivata, va spinta e non soppressa e cercata di mettere in uno schema, ecco. Quindi Rock Dante, Dante Rock. Sì, secondo me adesso c'è la nostra generazione, nella nostra generazione c'è tanto fermento, comunque è molto più dinamica e stiamo anche iniziando ad avere davvero il bisogno di farci sentire. E la scuola secondo me è fondamentale in questo percorso perché comunque ti dà le basi e ti porta deve portarti, secondo me, al ragionamento, a farti domande su tanti temi e non sono, che a volte non ci sono sui libri. E Dante ci ha portato a fare questo.
E sarebbe bello avere in ogni scuola un professore come Dante. Ad esempio, la mia esperienza liceale è stata molto più standard. Avevo pochissimi insegnanti che portavano a farmi ragionare in modo diverso, che ci davano degli input diversi. Era molto sui libri. E quindi io poi mi sono trovata dopo la maturità a dover scoprire e capire tante cose poi da sola, qual era la mia strada. E sapevo che, cioè, ero sicura che una strada più negli schemi non mi sarebbe, cioè, mi sarebbe stata stretta. E secondo me, se la scuola iniziasse a dare, perché vedo un po' la differenza tra le scuole nord-sud, iniziasse a dare molti più strumenti ai ragazzi per scoprire, proprio per aprirsi, anche scoprire il loro lato emotivo, artistico, creativo, educare all'empatia, ecco, quella secondo me sarebbe la chiave per avere un mondo migliore, capito? Molto. Beh, i modelli nel privato e nel cinema che segnano la crescita personale sono tanti. Alcuni li prendo come punto di riferimento per il semplice fatto che mi ispirano a diventare come loro o a essere migliore di loro. Poi comunque è tutto un tentativo di raggiungere qualcosa di sempre più lontano, in senso buono, cioè più lontano il nostro obiettivo, più forse non riusciremo ad andare lontano. Sicuramente ci sono tanti attori, registi che mi hanno aiutato a crescere, mi hanno aiutato a farmi le domande giuste. Poi questo è un tema della domanda che ricorre spesso, cioè le persone cercano spesso delle risposte immediate senza capire che invece bisogna farsi delle domande giuste. E queste domande giuste ce le fanno venire appunto dalle persone che sono in primis loro a mettersi in dubbio. Quindi non lo so, io amo tanto il cinema che sperimenta, che va a scavare, che pone dei quesiti senza dare una risposta. Mi piace Fellini perché è una cosa che mi ha insegnato a guardare il mondo come una piccola teca di cristallo e nonostante sia piccolo e dettagliato comunque nasconde tante altre realtà e quindi è tutta una cosa da esplorare. Poi sicuramente i miei genitori sono stati un grande esempio. Il mio professore di filosofia, che non si chiamava Dante, però sicuramente mi ha aiutato tanto, e i miei professori di recitazione, poi i professori di recitazione sono spesso degli insegnanti di vita perché non solo ti insegnano ad essere un attore, ma ti insegnano cosa vuol dire essere un attore. E per un attore è importante poi anche continuare il proprio lavoro personale, non soltanto sul set, ma soprattutto fuori dal set, quindi anche il modo in cui guardi le cose, il modo in cui le analizzi, il soffermarsi 5 minuti in più a guardare una cosa, quello è utile. E io personalmente ho studiato con questo Michael, che è un professore appunto americano molto molto bravo e che mi ha aiutato ad aprirmi al mondo, quindi a lavorare nell'empatia e soprattutto con empatia. Quindi questi sono i miei riferimenti: registi, attori, professori e mamma e papà. I miei riferimenti, allora sicuramente un riferimento che mi porto sempre è mio nonno, perché io passo anche adesso quando torno ad Avellino molto tempo con lui e lui mi ha sempre letto le bucoliche, le georgiche, l'Eneide in latino e greco. Io da piccola ovviamente non capivo niente, però è lui che mi ha trasmesso questa passione dello scavare nelle cose, non soffermarsi. Anche mi ricordo quando facevamo le versioni di latino, a volte litigavamo, perché secondo me doveva essere tradotto in un modo e secondo lui in un altro, e passavamo le ore a trovare il significato giusto che potesse rendere al meglio l'idea, quello che stavamo facendo. E con lui mi sono avvicinata allo studio di personaggi come Caligola e Giovanna d'Arco, che mi hanno davvero cambiata e hanno cambiato il mio modo di vedere le cose. E invece tra i miei insegnanti c'è stato in particolare Juan Fernandez, Anche che mio. lo sapevo, un nostro insegnante, e davvero lui, già solo guardare i suoi occhi e come lui guarda la vita è qualcosa di magico, davvero. In un secondo diventa bambino, adulto, anziano, un'altra persona, è genuino, autentico, e secondo me, almeno per me, è stata la persona che mi ha passato di più questa curiosità, questo modo
di approfondire le cose, di guardare davvero la vita per poi anche portarla nel lavoro, perché alla fine poi secondo me il mestiere dell'attore non smetti mai di farlo, cioè non è che allo stop, cioè devi continuare a prestare quell'attenzione se vuoi davvero arrivare a un certo livello, essere un grande attore. Allora, come giovane, il valore che Gnuzza ha avuto per me è stato un... ho acquisito tanta consapevolezza, cioè ho preso tanta coscienza su una tematica importante. Poi nei nostri tempi, nel 2021, la tecnologia, i social e tutto quello che riguarda questo mondo comunque hanno un grande impatto e una grande presenza nella nostra vita. Parlando appunto con altre persone di questo progetto mi sono reso conto di come il telefono, che poi diventa il soggetto del crimine di revenge porn, come dire, l'arma più che altro, diventa appunto una pistola digitale e noi stiamo dietro, abbiamo uno strumento estremamente potente che può essere usato o non usato e poi come viene usato, quella è una tua scelta. Sicuramente mi ha messo faccia a faccia con una realtà che io personalmente per fortuna non conoscevo, ovvero il revenge porn, la tematica della pornografia in rete e dell'uso e dell'abuso di certe immagini. Cioè, ci sono tante dinamiche che comunque ti possono portare, e questo intendo per chi è vittima di revenge porn, a vivere in una realtà estremamente nera e complicata, perché non riguarda soltanto te l'abuso di immagine, l'abuso di privacy e il revenge porn, riguarda tutto il tuo circondario, la tua famiglia, i tuoi amici e i legami che fino ad allora hai avuto e che spesso poi possono spezzarsi, sia per ignoranza, perché non tutti riescono ad accettare le dinamiche di questo tema, quindi se sei vittima di revenge porn spesso poi viene anche indicato come carnefice o come semplicemente qualcuno abituato a fare quel genere di cose lì, invece non è quello, cioè ci deve essere sicuramente una grande educazione su quello che è il tema del revenge porn e bisogna secondo me prendere consapevolezza su tutto quello che è la realtà, quindi le varie sfaccettature, le dinamiche che ci possono essere dietro questo tema. Girare in news è stato molto bello sicuramente perché vabbè, ho conosciuto delle persone incredibili come Laura, la regista e gran parte del cast e sicuramente poi perché mi ha dato la possibilità di fare un pochino da portavoce come gli altri due protagonisti di tutto il complesso di Gnuzz, di un tema appunto che riguarda spesso anche i giovani, quindi la nostra generazione, e cercare di far vedere qualcosa che può far male e cercare di insegnare o comunque di far capire che sono cose sbagliate alle persone della nostra età, mi ha messo nella condizione di avere una grande responsabilità e mi ha dato l'opportunità di avere una voce in capitolo e di farmi, come dire, non dico portabandiera perché io di sicuro ne so ancora meno rispetto ad altre persone, però essere un riferimento per certe persone, cioè diventare il capo espiatorio di questa tematica, come dire. Quello è stato forte, è stato molto forte, quindi mi ha regalato grande consapevolezza. Sul set di Romulus è stato il mio primo lavoro importante e sono cresciuta tanto perché ho visto, allora, per me personalmente ho visto realizzarsi, realizzare un piccolo gradino del mio sogno e vedere gli altri attori lavorare in quel modo così dediti a quello che stavano facendo, al personaggio, il proto latino e in quel mondo tutto ricostruito è stato davvero forte per me perché ho lavorato davvero con dei professionisti, dei fuoriclasse e alcuni anche della mia età, comunque miei coetanei, e per me sono stati solo di ispirazione. E in realtà poi anche lì si è creato un clima molto, molto sereno, perché sapevamo tutti di star facendo un grande progetto, però avevamo provato, lì era tutto ricostruito ma così vero, che per me, quando ero sul set, è bastato essere lì e vivermi il momento per far andare tutto tranquillo. Qual è il mantra per superare l'ansia e la paura? È complicato perché ogni situazione poi spesso richiede un altro mantra, cioè un mantra diverso, nel senso... c'è una cosa che ci ripetono spesso i registi e comunque chi ci prepara questo lavoro è noi non stiamo salvando vite umane, quindi non siamo in una sala operatoria con un bisturi in mano, quindi non è il nostro campo salvare vite umane. Noi dobbiamo semplicemente rappresentarle, e portare verità, recitare qualcosa, quindi citare nuovamente una vita.
Uno dei miei mantra personalmente è appunto capire e ripetermi il fatto che io ho in mano la vita di un'altra persona e che ho l'opportunità di raccontare qualcosa che è al di fuori della mia persona. Quindi è un lavoro che non è ego riferito, è qualcosa che invece va verso gli altri. E avere questa responsabilità, questa opportunità mi toglie un pochino l'ansia perché dico ok, devo portare in vita Simone, Filippo, un personaggio e ridare il massimo della verità tramite i miei mezzi. Quindi è come poi entrare in una specie di gara agonistica, cioè tu ti alleni tanto 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 per andare alle Olimpiadi e una volta che sei alle Olimpiadi non pensi oddio sono alle Olimpiadi che faccio ora alle Olimpiadi, cioè tu pensi a correre, a nuotare e lo pensi a fare al massimo. Quindi sicuramente avere coscienza di dove si è, chi si è o chi non si è. È qualcosa che toglie tanta ansia sicuramente, quindi diventare solidi, io mi ripeto spesso questo, diventa solido per essere più leggero. Questo è uno di quelli, poi gioca, divertiti, ci cioè, sono tante Gioca. cose, prova, sperimenta, cioè ci sono tante parole, tanti verbi che mi aiutano a distaccarmi un pochino dalle mie paure, dalle mie ansie e che mi permettono di lavorare in maniera più libera o più serena. Poi invece a volte l'ansia serve, cioè non sempre invece bisogna togliere quell'ansia lì. Cioè a volte ci può tornare veramente utile, a volte no. Sì, Però no, secondo è un me. rapporto di amore e odio con il nostro mondo interno e con quello che è risolverlo. Però è un bel rapporto, è il nostro motore appunto. Sì, anche perché questo motore, secondo me, l'attore ha questo materiale emotivo gigante, però devi essere in grado di donarlo a un personaggio e al pubblico. Quindi c'è sempre questo, e devi fare quel tacco in più che ti devi aprire cioè sei consapevole, ma devi anche lasciarti andare. E quando entrano in gioco tante dinamiche, anche l'ansia e la responsabilità di un progetto, ecco, il mio mantra è lasciarsi andare, perché la parte di studio, di ricerca, quella la fai tutta prima, a casa, in cameretta, al parco, dove vuoi, però poi lì devi vivere e l'ansia devi lasciarla da parte, perché se no non vivi il momento, sei ovattato, non sei presente e quindi non puoi dar vita a un'altra persona. E poi la camera lo vede, non puoi mentire. Sgamo subito. Allora, sogni avverati e ruolo disposto a tutto. Tosto. Allora, sogni Tanto. avverati, beh, innanzitutto poter lavorare, cioè nel senso fare questo mestiere per me è già una grande fortuna e è qualcosa di cui sono estremamente grato. Sia alle persone che mi hanno sostenuto, ma sono anche contento di aver avuto un pochino, come dire, perdonatemi in termini, le palle di mettermi in gioco su questa cosa perché non ero io una persona ben disposta a mettersi davanti alla telecamera, a fare, a mettersi in dubbio, in gioco, eccetera, eccetera. Quindi, grande obiettivo, dire di poter fare l'attore, questa già è una cosa di cui sono molto Dire felice. faccio. Poi sicuramente, non lo so, altri sogni comuni a quelli che fanno il nostro mestiere sicuramente sarà lavorare con grandi attori perché sono grandi maestri, sono opportunità di crescita, sono opportunità di imparare a fare delle cose in un altro modo oppure non lo so, io poi vado sempre, cioè quando da piccolino dici voglio fare l'astronauta, cioè io voglio vincere l'Oscar, allora siamo tutti lì, non so quanto sia possibile, però sicuramente è una cosa per la quale io lavoro tanto quindi sì, non so, arrivare sui grandi set e poter raccontare grandi storie, questa è una cosa un po' epica come un concetto epico, però vero. Beh, un personaggio al quale sarei veramente. Non so, beh, allora c'è una cosa che a me piace tanto avere in scena, ovvero gli ostacoli. Quindi quando è un ostacolo, quando il tuo personaggio ha un ostacolo, un handicap fisico, un handicap emotivo, un handicap mentale, che poi handicap non la uso come parola appunto per indicare qualcosa che non funziona, ma semplicemente qualcosa che funziona in maniera diversa. Quindi quel tipo di ostacolo. La società a volte accetta semplicemente certi schemi, certe realtà e non ti permette di essere altro, non ti permette di uscire un pochino da quello che è l'ideale dell'uomo sociale, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente mi piacerebbe interpretare qualcuno di estremamente complicato, che faccia fatica all'interno della sua storia. Non mi piacciono le vittime,
perché al cinema non si racconta mai la vittima, ma si racconta piuttosto qualcuno che in una difficoltà cerca di raggiungere comunque il suo obiettivo e nonostante gli ostacoli, e lui ci riesce, a quello che ci piace vedere, no? Cioè quell'impresa di coraggio, quel dire faccio 5 metri in più o nuoto ancora 2 minuti in più o ci provo ancora un po' di più. Non lo so, mi piacerebbe provare un femminiello. Il femminiello di Ranieri, quello sarebbe forte. Quello è forte, proprio il grande stereotipo dell'uomo femminiello, cioè andare tipo Danish Girl, non so se l'avete visto. Sì. Quel tipo di lavoro secondo me è molto figo. È qualcosa che ti permette di uscire tantissimo dalla tua persona e di diventare tutt'altra cosa, cioè un altro sesso, un'altra persona, un'altra voce, quello è figo secondo me. I sogni che si sono avverati è sicuramente mangiare di quello che voglio fare nella vita. E comunque ho Romulus e poi un professore, sto facendo i miei gradini, i miei scalini e ovviamente per me è solo l'inizio, comunque penso un po' come tutti adesso che sta diventando tutto molto più aperto secondo me, anche i set stranieri in giro in Italia. Ovviamente penso che tutti vogliamo un po' scappare su set di sia europei che internazionali per conoscere proprio altri attori e metterci ancora più alla prova, recitare in un'altra lingua e sì, tutti sogniamo l'Oscar. Io ce l'ho stampato in cameretta, ogni tanto lo guardo, capito? È un altro mantra quello. Il personaggio per cui dare tutto? Questa è una domanda difficile perché io ho un sacco di personaggi che vorrei fare, comunque personaggi fuori dagli schemi. Da piccola ero innamorata di Marla Singer in Fight Club e comunque personaggi oppure di Margot Tenenbaum in Tenenbaums. Di Royal Tenenbaums di Wes Anderson. E sono tutti personaggi che hanno che convivono con delle forti fragilità, che però poi in realtà sono il loro punto di forza. E personaggi imperfetti, ecco, mi piacerebbe tanto interpretare quei personaggi lì. Io vorrei fare la mendicante, la zingara, la cartomante, anche un po' la camorrista, non mi dispiace. No, però comunque personaggi al limite che per il loro trascorso comunque, che il loro... Mi piace molto scavare nei traumi, nel dolore di un personaggio, la cosa che mi connette più facilmente al vissuto, perché riesco a capirlo davvero, perché è diventato così. Quindi personaggi con un vissuto molto burrascoso che poi li ha portati a cambiare completamente. La rockstar no. No, la rockstar... Che figo, la rockstar è bellissima, io non volevo la rockstar. Non so, dai, rockstar, sì. Cappelloni, unghie colorate. Ma più una pugile in realtà, ecco. Più alla Million Dollar Baby, esatto. Sì, quello lì dove potrei sperimentare anche fisicamente proprio un cambio e imparare anche avere altre abilità. Una guerriera a cavallo, una pugile.